Decine di persone hanno riportato ferite in seguito a un grave incidente a Catena che ha coinvolto circa un centinaio di veicoli, verificatosi su un tratto ghiacciato dell'autostrada che porta a Suzhou in Cina. Video pubblicati su vari social network testimoniano il caos, con auto ammassate l'una sull'altra, lamiere contorte e frammenti di vetro sparsi sull'asfalto. Le ultime settimane hanno visto la Cina affrontare ondate di freddo, tempeste di neve e pioggia gelata, influenze meteorologiche che hanno gravemente compromesso i trasporti, soprattutto nel periodo in cui milioni di persone si stavano dirigendo a casa per le celebrazioni del Capodanno lunare. Di fronte a questa difficile situazione meteorologica, il governo cinese ha intensificato la risposta d'emergenza. Sono stati implementati piani per gestire i flussi di trasporto, aumentate le forniture di energia elettrica in città chiave come Pechino, Hebei e Shaanxi e chiusi quasi 200 tratti stradali in tutto il paese. Mercoledì le autorità cinesi hanno confermato l'allerta meteo arancione per diverse regioni meridionali. Il Centro Meteorologico Nazionale prevede temperature sotto lo zero nei prossimi giorni in diverse parti del paese e la popolazione di queste zone è stata fortemente consigliata di evitare di guidare a meno che non sia assolutamente necessario.